Allora, mi chiamo Lilia Laghi e gestisco questa galleria che si chiama Plus Design ed è una galleria che è anche un marchio perché noi produciamo oggetti di designer fatti da designer e da artisti. Dei fratelli Campana, che l'anno scorso hanno presentato il tavolo più grande ed è fatto con mattonelle di terracotta, assemblate con resina, perché loro appunto volevano che i nostri artigiani facessero un pezzo loro e i nostri ceramisti, e hanno disegnato questa mattonella e poi con questa abbiamo assemblato per fare il coffee table. L'outre, il soffà di Liliano Valle, che è una designer messicana che adesso abita a Londra e che ha fatto altri pezzi per noi. Quest'anno era a Miami, all'ingresso di Miami, assieme ai fratelli Campana, perché presentavano appunto i due designer brasiliani, latinoamericani, perché lei è messicana. Qui a destra abbiamo un magnifico pezzo di Lorenzo Damiani, che è un grande tavolo, si può avere anche la prolunga, fatto da 16 sedie, anche 20, a seconda di cosa uno sceglie, e uno si prende la sedia, si siede e poi, quando si alza, rimette la sua sedia che fa parte del tavolo e si chiama Sedia in Libertà. Lorenzo Damiani è un giovane designer milanese. Questo invece è un letto e libreria, si chiama Il Veliero dei Sogni ed è di un artista torinese che si chiama Walter Visentin e lavora con materiale di recupero, per cui sono sette pezzi, ma in realtà saranno tutti diversi perché comunque assemblerà materiali diversi. Abbiamo un grande tavolo di Oscar Tuazon, che è un artista americano che abita e lavora anche a Parigi, ed è una struttura in acciaio, legno e con una lunga fascia in cemento. L'Eco delle Vanità, che è questa colonna di Robert Weistan, uno specchio sorretto da ciocchi in bronzo per rappresentare il falò delle nostre vanità.